se facciamo i 1060-1100 euro di un bidello e gli togliamo i 600 euro per andare a vivere, cioè restano 400 euro per farsi un mazzo tutti i giorni, andare tutti i giorni a lavorare. Allora, Gubitosa, per me c'è qualcosa che non va. È chiaro che, cioè, lei tra prendersi il reddito di cittadinanza e vivere in una città sicuramente meno costosa, in quel caso era Napoli, abbiamo visto Palermo, faremo un confronto sui prezzi, e starsene a casa sua con 800 euro, o venirsene al nord a fare il bidello e morire di fame a 400 euro, ma perché diavolo ci deve venire a fare il bidello? Guardi, il problema secondo me però non è della provincia, cioè della città di una città del sud o di una città del nord. Sì, sì. Infatti, proprio in questi giorni, la proposta del governo di dare di più alle insegnanti del nord e di meno alle insegnanti del sud per risolvere il problema di cui stiamo parlando stamattina, per il Movimento 5 Stelle è fuori dal mondo, perché la soluzione non è di aumentare ancora di più un gap che c'è tra nord e sud, in quanto, anche se entriamo nel merito di questa proposta, cioè non è detto che cioè se lei va a Napoli, guardi che per prendere una casa più o meno le cifre sono quelle oppure poco di meno, oppure in alcune zone anche di più. Quindi se lei paragona Napoli o Palermo o Bari con i costi degli affitti rispetto ad un piccolo paese del nord, che può essere, che so, tipo Casalmaggiore in provincia di Cremona o Roncello in Lombardia, vedrà che in un comune piccolo del nord magari i costi delle case sono inferiori a quelli che possono essere a Napoli. Quindi la soluzione non è quella di aumentare gli stipendi al nord per i dipendenti pubblici e diminuirli al sud come vuole fare questo governo. La soluzione è invece aumentare gli stipendi soprattutto delle aziende private, andando ad abbassare il cuneo fiscale e far prendere più soldi al dipendente in busta paga a parità di costo per gli imprenditori che applicano il contratto nazionale. Perché, dottor Vecchi, io le ricordo una cosa, che in Italia un imprenditore, per far prendere uno stipendio netto al dipendente, ne deve pagare altri due allo Stato. Bene, bisogna rimodulare queste tasse che paga l'imprenditore in modo che l'imprenditore che applica il contratto nazionale, quindi non quelli sotto, non gli imprenditori che danno 3-4 euro lordi, per quelli bisogna aumentare le spese dell'imprenditore. Cioè, voglio dire, quelli che applicano lo Stato, il contratto che nazionale paga gli stipendi ai bidelli, non mi venga a dire che è sfruttamento, perché allora se è lo Stato il datore di lavoro. Però, dottor Vecchi, guardi che con 1000 euro nette io le posso garantire che nemmeno a Napoli o a Bari o a Palermo un bidello lo riesce a vivere, non è che non vive solo al nord. Ne preferirei investire affinché queste persone diventino occupabili, ma allo stesso tempo bisogna fare qualcosa, ed è importantissimo che questo governo lo faccia ora con un'inflazione così alta, perché ci sia più lavoro e perché il lavoro più basso sia più pagato, che vengano pagati di più gli insegnanti, una figura fondamentale, gli insegnanti e i medici, la sanità e l'istruzione sono le due basi da cui dobbiamo partire, che vengano pagati di più al nord mi sembra una grandissima discriminazione, perché è vero che magari a Milano costa di più la vita, ma non si può dire che in tutto il nord la vita sia costosa allo stesso modo nelle province come ad esempio nella città di Milano. E poi perché vale, scusami, ma a questo punto questo vale, ma chi anche ci va al sud? Nei paesi vicini a Palermo, certo, ma non si può fare, certo, per meno, una figura come l'insegnante. Secondo me è molto sbagliato dire se tu vai a Milano vieni pagato di più, se tu vai nella periferia a Milano non ci vengono, però ci cioè, possiamo Francesco, pure stare ma qua chi a parlare va? Di ideologie della ma guerra. Chi ci va al sud, Vecchi, chi ci va nelle zone più disastrate, chi ci va nelle scuole più difficili. Ma Gubitosa, non io ci va nessuno. No, Gubitosa, aspetti, però quindi cosa farà il governo? Aspetti, un insegnante della provincia di Palermo, cioè un insegnante di Palermo pagherà di più rispetto ad un insegnante della provincia di Milano? Perché non c'è quindi il concetto di Palermo, sede disagiata, cioè problema, a Milano cioè, è sede disagiata perché non ci campi con quello stipendio. Sono contro questo metodo di dividere l'Italia, però anche se voglio entrare nel merito. Vabbè, ma comunque
comunque io non... Allora bisognerebbe vederlo per provincia, perché anche al nord, nella stessa regione, una provincia è più cara dell'altra, e magari al sud una provincia del sud si è più cara di una provincia... con i comuni, guardi che in Europa i funzionari dell'Europa prendono stipendi diversi a seconda che lavorino in Italia, in Olanda o altrove. Guardi, noi dobbiamo colmare le diseguaglianze, si parla da anni di colmare allora, il gap, però io le chiedo, guardi, sud e nord, e il governo lo aumenta questo gap. Aspetti Veronesi, io siccome io ideologico proprio zero, cioè quando si parla della guerra dei poveri poi non si risolve mai niente, lei siccome abbiamo in ascolto quel bidello che abbiamo intervistato, lei deve spiegare a quel bidello che è venuto al nord, che è più povero di quello che sta al sud e non lavora, che non è un fesso. Io lo spieghi, prego. Guardi, dottor Vecchio, io non sto dicendo che il bidello ha torto nel dire che non riesce a vivere. Ha ragione, ma le garantisco che anche al sud il bidello di una città ha lo stesso problema. Aumentare la diseguaglianza tra nord e sud non è la soluzione. Quindi io mi spiego meglio, io non sto dicendo che non ha ragione, sto dicendo che il governo, andando ancora a dividere di più il nord e sud, creerà ancora più problemi, perché sono anni che anche l'Europa, tutti i cittadini italiani parlano che colmare il divario che c'è tra nord e sud è l'unica soluzione per questo paese di entrare nel futuro. Il governo che fa? Crea un altro gap. Quindi un domani, oltre ad avere il problema della digitalizzazione che al sud non funziona e al nord funziona, che i servizi al sud non ci sono e al nord ci sono, ne creeremo un altro. Gli stipendi più bassi a sud della pubblica amministrazione e più alti al nord. Quindi dovremmo colmare un altro gap. Non è questa la soluzione. Assolutamente non è questa la soluzione. Cioè voi volete dire abbandoniamo il sud. Credo che sia vergognoso. Ma in questo momento nessuno ha detto questo. Ora... o lei ascolta quello che ho detto. Io ho detto purtroppo non bisogna reinserire le gabbie salariali, ma bisogna creare un sistema di incentivi a produttività per premiare la pubblica amministrazione, gli insegnanti, i medici, gli infermieri di Milano e della Lombardia. Perché, così di Milano e della Lombardia? Forse lei non fa la fila perché mancano i medici in Lombardia. Forse non ha capito qual è la tragedia. Ma lo sa che al sud vanno tutti al nord a curarsi? Ma lo sa la tragedia dei calabresi? Ma lo sa la tragedia dei calabresi che devono andare al nord a curarsi? Perché non hanno neanche gli ospedali e le strutture. E dargli la possibilità di incentivi anche a produzione per alzare il reddito. Il punto è che al di là di quello che è giusto o sbagliato, etico o non etico, il problema è che lo stesso stipendio a Milano non ti consente di andare a vivere in affitto, perché non è vero, adesso io ho fatto il servizio sui prezzi del mercato, se vuole glielo rifaccio sugli affitti, lo sa benissimo che ho ragione. Guardi, io no, che gli affitti io... a Palermo costeranno un terzo di quelli a Milano. Mi ascolti un attimo. Con 1000 euro non si vive nemmeno nel centro delle grandi città del sud. Va bene, li alziamo, ma voi evitate la domanda, perché dire li alziamo che a tutti con 1000 euro è facile. Non si vive, quindi il problema è degli stipendi, sia per quanto riguarda nelle aziende, sia per quanto riguarda negli enti pubblici. Quindi, come dicevo prima, bisogna intervenire sul cuneo fiscale nel settore del privato per far prendere più soldi in busta paga a tutti i dipendenti, quindi non solo al nord, a tutti i dipendenti delle aziende, abbassando il cuneo fiscale a parità di costo per gli imprenditori, l'ho già detto prima, che applicano il contratto nazionale. Detto questo, ci rendiamo conto di quanto sia dannoso questo governo, perché non solo loro vogliono pagare di più ai dipendenti del sud e abbassare gli stipendi di più ai dipendenti del nord e abbassare gli stipendi al sud, ma anche per loro idea delle autonomie delle regioni, dottor Vecchi, l'ha detto. Anche per l'autonomia delle regioni, a parte vabbè che nella scuola hanno tagliato miliardi, va bene, ma anche nelle autonomie delle regioni, loro, questa è la loro è la loro bandiera, indebolire ancora di più le regioni del sud, ridistribuendo i soldi. Non ha visto
il decreto, non ha visto la bozza di legge. Nello storico quanti soldi hanno avuto le varie studia, regioni, scusi, a ridare inutile, gli stessi soldi inutile, che hanno dato in passato. Cioè, significa che loro con le regioni cosa vogliono fare? Che se al nord, in una regione del nord, è stato costruito un asilo e in una regione del sud, in un comune del sud, è stato costruito zero asilo, andando a vedere la spesa storica, al nord daranno ancora un asilo a quel comune, su questo, e al sud la spesa storica zero. Per questo noi siamo preoccupati, perché è la loro linea che è su sbagliata. Ragione, mentre invece ma... se tu hai un comune, un asilo in un comune del nord, si vedrà però non vai come a vedere la spesa storica, lo costruisci appunto, anche in un comune dove sulla non c'è. Spesa storica...